Prima di iniziare è importante che voi sappiate che quest'oggi alle 14.30 su Twitch tenteremo la follia. Cercare su Pokémon Smeraldo due spinde identici, cioè con lo stesso pattern di macchie. Per chi sa cosa significhi tutto ciò, guardate il video per comprendere come voglio fare affinché tutto ciò abbia un senso e secondo quale logica io creda di avere un briciolo di speranza. Per chi invece non sa cosa vuol dire cercare due spinde identici, dopo questo video avrà le idee tremendamente più chiare. Ma non vi rubo altro tempo con i convenevoli. L'incipit di questo video in fondo è già nel titolo. Qual è il Pokémon più raro di sempre? Quando pensiamo ad un Pokémon difficile da trovare, la nostra mente quasi d'istinto viaggia verso i Pokémon leggendari. Dopo un attimo di riflessione, chi è più avvezzo allo shiny hunting potrebbe citare il nome di un Pokémon particolarmente difficile da trovare in generale nella sua forma cromatica. Ma il giocatore più navigato sa che tutte queste risposte sono in realtà errate. Già, perché il Pokémon più raro di sempre è uno Spinda. Attenzione a questa frase però, ho detto uno Spinda, non il Pokémon Spinda. Ora immagino sia già noto a molti, ma credo che un'introduzione sia d'obbligo. Spinda è un Pokémon la cui fisionomia è unica per ogni esemplare incontrato. Sul volto, infatti, il Pokémon presenta quattro macchie rossastre, la cui posizione è determinata a seconda della personalità del Pokémon stesso, che varia per l'appunto da Spinda a Spinda. Ma che cos'è la personalità di un Pokémon? In ultima analisi, siccome stiamo parlando di un videogioco e dunque di una risorsa digitale, parliamo di numeri. Il mondo dell'informatica è pieno di metafore che servono sostanzialmente per rendere più accessibili dei concetti e dei numeri che altrimenti sarebbero astrusi. La personalità di un Pokémon non è nient'altro che un valore a 32 cifre. Niente a che vedere con la personalità che noi conosciamo. La personalità mia e vostra non dipende in alcun modo da dei numeri. Il punto è che in un videogioco, che poi verrà utilizzato da vari giocatori per simulare un qualcosa di analogo per certi aspetti alla nostra realtà, è necessario parlare di metafore. Perché se anziché dirvi personalità io vi dicessi numero a 32 bit, sarebbe molto più astrusa la cosa. Ora, tornando a questo numero della personalità, prima vi ho parlato di bit. Dovete sapere infatti, e credo che molti già lo sappiano, che in ambito informatico quelle 32 cifre si chiamano bit. Di questi bit, che nel nostro caso specifico sono 32, 8 formano un byte. Un gruppo di 16 invece forma 2 byte e così via percorrendo la tabellina dell'8. Dunque la personalità è un numero a 32 cifre, chiamate bit, suddivise in 4 gruppi da 8 chiamati byte. Ora sono proprio questi 4 byte a determinare la posizione delle 4 macchie di spinda. Queste ultime infatti sono generate a partire da specifiche coordinate che ogni singolo byte individua per una singola macchia. Ognuna di queste ultime infatti ha un punto di origine ben specifico e prestabilito, al partire dal quale le prime 4 cifre di un byte determinano la coordinata Y, mentre le ultime 4 quella X. A partire dunque da un punto di origine prestabilito e da una coordinata Y ed una X individuata dal byte, il gioco genererà una macchia sul Pokémon. Questo processo ovviamente verrà ripetuto per ogni singola macchia per un totale di 4 volte. Il risultato di tutto ciò però, ovviamente, è che al variare di un singolo bit di quei 32 varia anche il pattern che caratterizza Spinda. Ma attenzione, perché questo valore è presente in ogni Pokémon. Tra le altre cose, quei 32 bit determinano il sesso di un Pokémon. La sua abilità, la natura, la cromaticità, le dimensioni, siano esse visibili o meno. Al valore della personalità del Pokémon è collegata, ad esempio, anche l'apparizione della celebre Isola Miraggio. Quest'ultima, infatti, verrà generata sul percorso 131 qualora gli ultimi 16 bit del valore della personalità posseduti da un Pokémon all'interno della nostra squadra combacino con un numero di uguale lunghezza estratto casualmente dal gioco, il che conferisce ad ogni singolo Pokémon tenuto dal giocatore una probabilità di 1 su 2 alla 16esima di far spawnare l'Isola Miraggio e una probabilità di 1 su 2 alla 16esima, convertendo la potenza, risulta essere una probabilità di 1 su 65.536. Ma tornando a Spinda, ciò che nel suo caso cambia rispetto al valore della personalità di ogni altro Pokémon è che questo valore per noi ha un riscontro anche visivo, che è determinato ovviamente dal mutamento dello sprite. Ma allora, se è così, la probabilità di trovare uno Spinda perfettamente identico ad un altro equivale in teoria alla possibilità che combacino i due valori della personalità e dunque che questo valore sia composto da 32 bit perfettamente
esattamente identici tra di loro. Una tale probabilità, ragazzi, è di 1 su 2 alla 32esima, che equivale a 1 su 4.294.967.295. Citando le descrizioni del Pokédex di Spinda, la probabilità che due Spinda con lo stesso motivo si incontrino è praticamente nulla. Per intenderci, se noi prendessimo una cartuccia di Pokémon Rubino, Zaffiro e Smeraldo, giochi nei quali esordì il valore della personalità insieme a Spinda, per catturarne un numero così grande servirebbe giocarne almeno 10 milioni. Avete capito bene, 10 milioni di cartucce da giocare per poter accumulare oltre 4 miliardi di possibili Spinda. Eppure, detto tutto questo, al ragionamento fatto ci sarebbe un escamotage per escludere alcune possibilità. E questo pomeriggio alle 14.30 in streaming tenterò di mettere a frutto tutto ciò. Ora, 1 su 4.294.967.295 sono le probabilità di trovare due Spinda identici nella personalità, e questo lo abbiamo capito. Ma, per l'appunto, identici nel numero della personalità. In teoria, come già detto, al variare di un singolo bit dei 32 dovrebbero modificarsi le macchie di Spinda. Ma siamo sicuri che lo sprite di Spinda sia banalmente abbastanza grande per accogliere così tante possibili varianti? Se vi sto ponendo la domanda è perché no, non lo è. Ecco perché a volte capita di trovare degli Spinda con meno di 4 macchie, con 3 macchie, con 2, addirittura con una. Perché tra le tante possibilità per quelle macchie c'è anche quella concreta di essere generate fuori dallo sprite, o addirittura di sovrapporsi letteralmente ad altre, risultando di fatto irriconoscibili. Certo, è praticamente impossibile trovare due Spinda perfettamente uguali nel numero della personalità, come del resto è impossibile per qualsiasi altro Pokémon. Ma visivamente gli Spinda non sono così tanti. E trovarne due identici è comunque altamente improbabile, ma di certo meno impossibile, soprattutto se la ricerca si svolge con un criterio. Mi spiego meglio. Per chi fosse tanto pazzo da voler cercare due Spinda identici senza basarsi su alcuna regola, catturandone semplicemente quanti più possibili, c'è un ostacolo esageratamente grande. Già, perché finché gli Spinda sono 5 è facile notare le differenze, ma già arrivati ad un numero esiguo dal punto di vista degli Spinda di 100, ciò risulta proibitivo, considerato che per visionare le differenze tra le varie macchie, che in fin dei conti sono relativamente labili, è necessario visionare singolarmente il Pokémon e non è possibile avere una visione d'insieme di tutti. Ma qualora noi trovassimo un metodo per selezionare gli Spinda al momento della cattura, decidendo in base ad un criterio quali analizzare e quali invece no, evaderemmo almeno in parte questo ostacolo, senza doverci ritrovare nel box una quantità di Spinda che probabilisticamente sarebbe di fatto inutile. Ora, e se noi puntassimo a catturare solo gli Spinda con meno di 4 macchie? Se puntassimo, per così dire, su quelli più puliti? Pensateci. Intanto avremmo un criterio di selezione al momento della cattura, che ci consentirebbe di non accatastare Spinda su Spinda nei box in maniera confusionaria. Ma soprattutto, in secondo luogo, avremmo solo 2 macchie da far combaciare. Quelle macchie fantasma che si generano fuori dallo sprite, infatti, non necessariamente sono coincidenti tra di loro, e anzi, probabilisticamente e verosimilmente non lo sono. Immaginando allora di trovarci di fronte due Spinda che hanno generato rispettivamente 2 macchie fuori dal proprio sprite, che non sono tra di loro combacianti, e 2 macchie all'interno dello sprite, la probabilità che queste ultime 2 combacino e che dunque visivamente ci ritornino 2 Spinda identici è di 1 su 65.536, che è la stessa probabilità, se ricordate, dell'isola Miraggio di apparire. Certo, è ancora infinitesimale, ma sicuramente è meno impossibile di 1 su 4 miliardi. Addirittura, nell'ipotesi più remota, qualora noi avessimo di fronte due Spinda con un'unica macchia, la possibilità per quest'ultima di coincidere è di 1 su 256. Certo, già il solo fatto di trovare due Spinda con un'unica macchia è irrealistico. Ma intanto abbiamo un criterio tramite il quale rompere il sistema, quantomeno da un punto di vista meramente empirico e metodologico. Se pensate che la probabilità di trovare uno shiny in terza generazione 1 su 8000 e passa, e che comunque qualcuno questi shiny li trova, alla fine trovare due Spinda le cui 2 macchie coincidano è semplicemente 8 volte più difficile. Detta così non è affatto incoraggiante, me ne rendo conto, ma se pensate che siamo partiti da 10 milioni di cartucce da dover giocare, beh, lo è un po' di più. Detto questo, temo che sia comunque improbabile trovare due Spinda uguali, perché nonostante tutto questo escamotage che ho studiato ha comunque molte variabili. Quantomeno
occorrerebbero giorni interi davanti a una console e sarebbe un impegno che almeno per ora non riesco a prendermi. Oggi in live su Twitch in ogni caso avremo dalla nostra il velocizzatore e una serie di baseball che ci consentiranno di avere la certezza della cattura al primo tiro su spinda. Non punteremo di certo a trovarne due identici in una live che durerà tra le 3 e le 4 ore, ma mi auguro quantomeno di trovarne due abbastanza simili. E in ogni caso far combaciare due macchie da un punto di vista probabilistico equivale a trovare l'isola Miraggio. Se qualcuno è riuscito nell'impresa, perché non dovremmo riuscirci noi? In ogni caso è indubbio che spinda, anzi uno specifico spinda, sia il Pokémon più raro di sempre. Se per qualche assurdo motivo qualcuno si impuntasse di cercare uno specifico spinda con uno specifico pattern di macchie, l'impresa sfocerebbe sicuramente nella leggenda. Niente a che vedere, insomma, con il trovare Pokémon erranti per la regione o Pokémon comuni con l'1% di spawn su un unico percorso del gioco. Trovare uno specifico spinda è come se noi, catapultati in un qualsiasi punto del mondo e con una foto di una specifica persona, ci gettassimo alla ricerca di quest'ultima senza alcun indizio sulla sua reale provenienza. E non credo serva dirvi che un qualcosa del genere è fisicamente impossibile. Eppure, se ci pensate, tra le varie cartucce di Pokémon in cui è presente spinda come Pokémon vendute per il mondo, forse uno spinda uguale al vostro potrebbe esserci. Non so voi, io la trovo una cosa affascinante, fatemi sapere. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto, se così vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale, ma soprattutto vi invito a passare dal link in descrizione perché alle 14:30 su Twitch tenteremo l'impresa e vediamo che cosa ci riserva il destino. Per il resto, io vi invito anche a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed. E noi ragazzi, ci becchiamo in un prossimo video!